Allora, parola al presidente dell'Alba Nova, Giuseppe Zippo. Presidente, innanzitutto, ambizioni e obiettivi per questa stagione? Ma le ambizioni sono quelle di far bene, perché è stata costruita una squadra apposta per questo. Chiaramente il nostro obiettivo prefissato è quello di entrare nelle prime 5-6 del campionato. Qualcuno ci porta come la squadra che deve vincere per forza il campionato, smentisco categoricamente, Forse perché d'arte, forse sì, d'arte. giusto, per creare un po' di scompenso, però ripeto e lo ripeto con tutte le mie forze, scusate il gioco delle parole, la nostra è una squadra che è stata costruita per fare bene e per divertirsi. Non ci dimentichiamo che noi, sia come struttura societaria che come calciatori, è il primo anno che ci affacciamo in questo campionato, quindi noi siamo una new entry della promozione e diciamo che già raggiungere i playoff per noi è un successo. La rosa è ampia e competitiva. Ci sono state delle recenti amichevoli che hanno messo in luce pregi e difetti alla squadra, come ogni squadra che sia. Nel mese di agosto si sono fatti tanti test, prove sperimentali per assaggiare al meglio le condizioni dei ragazzi. Dietro a Mister Sanchez c'è uno staff tecnico di primissimo livello. Vediamo sottolineare l'importanza dello staff tecnico per la riuscita di una stagione. Sì, io per me le amichevoli di gusto lascio il tempo che trovano, perché sono delle amichevoli poi che, Mario, tu lo sai meglio di me, calchi i campi da una vita, sai bene che servono soprattutto ai giovani, agli under, per mettersi in mostra, mentre i giocatori un po' più navigati tendono a tirarsi la gamba, no? Oppure a dosarsi un po' per non compromettere poi l'inizio del campionato. È chiaro che io e il direttore Vitale insieme abbiamo fatto un lavoro che veramente ci è costato tanto, ma non solo in termini economici, anche in termini proprio, diciamo, di tempo strutturale, perché per mettere su un gruppo del genere abbiamo cercato di prendere il meglio che c'era. La nostra garanzia ha un nome e cognome, ed è Luigi Sanchez, ma coadiuvato da Pasquale Palma, che comunque pure lui dal canto suo ha fatto un grandissimo lavoro. E non a caso io oggi qui si sta allenando la Juniores e sono qui presente, perché per me è sul settore giovanile che si vede la grande società, non sulla prima squadra, perché costruire una prima squadra quando hai i fondi a disposizione è facilissimo, ma costruire un grande settore giovanile è lì che c'è intuito. Io sono molto fiducioso del lavoro che hanno svolto sia Sanchez che Palma insieme al direttore Vitale, perché vedo un bel affiatamento. Poi è chiaro, tu lo sai meglio di me, adesso scalpitiamo tutti per l'inizio di questo campionato. Sulla carta le squadre, Finalmente si parte. finalmente si parte, aspettiamo domani i gironi. Poi sulla carta le squadre sono tutte forti. Sarà il campo l'unico giudice a dimostrare se abbiamo operato bene oppure male. Al di là dell'aspetto tecnico della mia squadra, i calciatori non hanno bisogno della presentazione perché sono giocatori che si sono fatti ben valere, sono reduci da campionati positivissimi. Parlavi di juniores, io ti rispondo, settore giovanile. L'importanza che è prioritaria al settore giovanile, da giovani leve dal serbatoio verde, dalla benzina verde, si possono costruire le basi di un percorso lungo e duraturo. Si gettano le basi per un settore giovanile di assoluta qualità, dalle giovani leve del domani si possono tirar fuori, possono venire fuori i futuri campioncini. Sì, e quello Sarebbe, è. permettimi, un sogno vedere l'Alba Nova un domani con tanti ragazzi del posto. E quella è la nostra mission, no? Diciamo che il nostro obiettivo è proprio quello. Quest'anno è stato un anno di investimenti, perché era giusto o inevitabile che si facesse così, perché quando tu resetti una squadra che l'anno scorso ha disputato il campionato di prima categoria, anzi colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi che hanno dato l'anima per questa maglia, che purtroppo chi per un motivo e chi per un altro non faranno più parte, non ci accompagneranno più in questo viaggio. Tornando al discorso di prima, quando tu progetti, è chiaro che non puoi fare a meno di tenere al centro dell'attenzione i ragazzi, perché i ragazzi sono il futuro, e ripeto, forse molto spesso o si fa un abuso di questa parola, però è così, perché se vuoi che il progetto sia duraturo nel tempo, devi costruire una bella costola portante della squadra, che deve essere formata da ragazzi del posto che magari un domani ti possono anche permettere di remunerare qualcosa nella loro vendita oppure nei loro prestiti. Quindi io sono stato abbastanza chiaro con il direttore Vitale, con Palma, con Sanchez. I patrimoni della società, che in questo caso sono i giovani, devono essere messi in mostra e soprattutto si deve puntare. Poi è chiaro che sotto l'aspetto tecnico sarà sempre il mister a dare l'ultima parola, ma per un semplice motivo, perché poi, Mario, il capitano della barca, della nave, si deve prendere anche le responsabilità.
e Sanchez non c'ha neanche bisogno, diciamo, tanto di essere presentato, perché è un mister navigato, è un mister che fa giocare bene le sue squadre e soprattutto è un mister molto filo aziendalista, e quindi sa bene lui che vogliamo da lui. Allora, in attesa dell'ufficialità di giugno, a tuo avviso, Presidente, si leggono che in questo momento tutte sembrano forti, le squadre sono molto belle attrezzate, nomi importanti, è una bella gara, onestamente, a chi va indovina il colpo di mercato. A tuo avviso, sulla carta, che inizieranno i campionati la settimana prossima, quali saranno le squadre, le avversarie più temibili sulla carta? Ma io ho assistito giorni fa ai calendari di eccellenza e molti addetti ai lavori definivano l'eccellenza quest'anno una sette di D2, scusate l'impeachment. Chiaramente anche la promozione a ruota subisce questo effetto, no? Perché se tu, Mario, prendi squadre come Casoria, Bacoli, Stasia, lo stesso Villa Literno, Maceratese, Cicciano, sono tutte squadre che stanno costruendo un qualcosa di importante, soprattutto sono squadre che hanno una cosa che noi non abbiamo, al di là del Casoria, l'esperienza già navigata in questa categoria. Quindi partiamo tutti per fare bene. È chiaro che io oggi, al di sopra di tutto, una spanna sopra di tutto, vedo Casoria, Bacoli e Stasia. Poi magari noi, Villa Literno, siamo tutti lì per giocarcela per i playoff. Però poi sono tante dinamiche che vanno a formare poi la classifica finale, perché non conta solamente il campo, sono anche una situazione degli infortuni, anche, diciamo, poi la componente fortuna, componente strutture. Noi per esempio già ti posso anticipare che per la prima partita di Coppa al 99% la disputeremo qui a Qualiano, perché non abbiamo ancora nessuna struttura nostra a disposizione. Quindi questi permetti, questo è un peccato, perché la famiglia Zippo investe ad enormi sacrifici e poi è impensabile, è inconcepibile annunciare che al 99% si giocherà a Qualiano, quando poi una famiglia che investe nel territorio, la squadra ha bisogno del calore dei propri tifosi, e quindi sarebbe stato l'ideale partire col piede giusto, però è una questione che portiamo avanti da anni. Sì, anche se devo dire la verità, sia il comune di Casal di Principe, di Casapesina e di Casale stanno disputando la loro parte, io, perché poi attaccarli è facile, però devo dire le cose come stanno, chi per un motivo, chi per un altro, sicuramente avranno delle problematiche diversi i comuni. Casale è un comune che ad oggi si sta dando molto da fare, perché comunque sono partiti i lavori, quindi è per una questione proprio di sicurezza che non ci possiamo giocare, ma da qui a 15-20 giorni sarà tutto pronto. Casale permette, presenta la squadra di eccellenza, quella di prima categoria, quella di seconda permette, ci sarà a divertirsi nel territorio. Sì, sì. È un movimento calcistico, al di là della categoria, che sia promozione, eccellenza, prima, seconda, che comunque impegna 400-500 persone del posto o di fuori, comunque il fine settimana a Casale, diciamo che si mangerà calcio a gogo pure durante la settimana. Però detto ciò, anche il comune di San Cipriano, devo dire la verità, nella persona dell'assessore Serao e del sindaco Caterino, sta cercando di raddrizzare la barca, ma non è facile, perché comunque ricordiamoci sempre che è un comune con bilancio di una passività enorme, quindi andargli a chiedere poi di investire fortemente sulle strutture, cosa che avrebbero bisogno, e per noi ci duole, perché quando ti guardano e ti rispondono ma noi non abbiamo neanche i soldi per sistemare le scuole per i bambini, certo, come possiamo pensare al calcio? Allora a quel punto là tu capisci che veramente stiamo toccando il fondo. Io sono fiducioso, però, perché comunque io vedo tanta voglia di contribuire delle amministrazioni, dei tifosi e di tutti, quindi è chiaro che questo sarà un anno di assestamento, perché io sono sempre più che convinto che un comune come Casale o come San Cipriano e come Casapesina non può supportare quattro squadre ad alto livello. Una scrematura o un accorpamento futuro sarebbe l'ideale, è inutile girarci intorno, perché comunque economicamente queste quattro squadre girano una somma che oggi si potrebbe tranquillamente disputare un campionato di eccellenza a vincere. Quindi io sono fiducioso e speranzoso che poi, come in tutte le cose, no? Quando si parte, poi man mano, percorrendo la strada, si cerca sempre di imboccare quella giusta, e sono fiducioso che alla fine si accorperà tutto, perché è il futuro, è questo qua, è impensabile andare avanti con quattro squadre in un comune di 20.000 abitanti. Allora, Presidente, in conclusione di questa tua lunga intervista, ora con questa espressione a cuore aperto, negabile chiudere con un messaggio oltre a una persona che non c'è più. Sì. Celeste, è una persona che ha dato l'anima alla causa e sarebbe stato felice nel vedere la squadra in promozione.
quelle sono le cose che poi ti rimangono, no? Perché Celeste per noi era, al di là del nostro magazzino, era la persona che ci ha seguito nel processo di crescita. E non ti nascondo che io ancora oggi, quando quando sto qua e mi giro intorno e non me lo trovo, oppure mi vedo un magazzino nuovo che mi porta, che ne so, che porta là. Mi ricordo quando i pantaloni, i palloni non si trovano. Bravo. Quando i palloni vanno fuori dal campo, i ricordi finiscono lì. Bravo, hai capito tutto. Perché lì era uno show continuo della domenica mattina. Non si perdeva un pallone. Se tu pensi che Celeste la partita stava alle 3 o alle 4 e lui alle 7 già stava a tracciare il campo, ti fa capire l'amore e la passione di quella persona che nutriva verso il campo. Per ricordarne la memoria. Sicuramente stiamo mettendo su un memorial per Natale, per il periodo natalizio, e vorremmo improntarlo soprattutto sulle squadre di Casale, San Cipano e Casa Pesilla, senza magari chiamando qualche squadra da fuori. Stiamo vedendo la fattibilità della cosa, però sicuramente ci sarà iniziativa. Ma ripeto, il mio più grande dolore oggi è quando arrivo al campo e lo cerco con gli occhi e non lo trovo, perché noi poi avevamo... Non tanto in trasferta, ma varcare le soglie di San Cipano, quello è il momento più duro. Sì. Lui aveva una cosa maniacale nel sistemare le maglie nei palloni, cioè ripeto, lui ci ha insegnato tanto a noi, e se oggi San Cipriano struttura ha alcune cose che non sto qui a dire, e che grazie a Celeste che le ha sistemate, le ha portate lui, quindi è una persona di un cuore immenso. Ripeto, non tanto per me, ma io avevo un rapporto splendido con mio fratello. Stavano sempre insieme, quindi per noi è venuta a mancare anche una figura, diciamo, un po' patriarcale, no? Perché noi poi alla fine siamo tutti giovani, quando c'era il problema o c'era da seguire il consiglio si andava vicino a Celeste, che comunque è una persona che ha dato l'anima sul campo. Io sono sicuro che lui ci seguirà da lassù, e sono sicuro che lui sarà sempre il nostro primo tifoso. Ripeto, ho scritto pochi giorni fa su Facebook uno stato: noi faremo di tutto per far sì di regalargli qualcosa di importante, perché se lo merita, e soprattutto perché ha dato tanto alla nostra causa e alla causa della famiglia Zippo. Presidente, grazie, viva il fair play, buon campionato a tutti, e un saluto a tutti gli ex calciatori che hanno indossato la casacca dell'Albanova negli ultimi anni. Sì, il mio pensiero va a loro, va al mio ex capitano Costino Cerullo, va a Peppe Sgalia, va a tutti quei ragazzi, a Raffaele Cangiano, chiedo scusa se mi dimentico qualcuno, ma quei ragazzi che in 3 anni/4 hanno dato cuore e anima alla causa Albanova. Io non smetterò mai di ringraziarli. Ripeto, se oggi il percorso non è continuato insieme, perché forse doveva andare così. Poi dare una spiegazione forzata alle cose, secondo me, non serve. Per me resteranno sempre i miei calciatori, perché lì con loro abbiamo iniziato il progetto, e quando poi tu l'inizio non lo dimentichi mai, no? Tanti aneddoti, tante partite, tanti gol, tante scenette, tante cose non dimenticherò mai. E Mario, permettimi anche di ringraziare a te, perché è stato un periodo che noi, diciamo, non ci siamo visti, ci siamo persi un po' di vista, e io ho voluto fortemente che tu oggi fossi stato qua, perché comunque tu sei uno di quelli che insieme a me e insieme ai calciatori che prima ti ho elencato abbiamo mangiato tanta polvere sui campi e tanto pane duro. Adesso è arrivato il momento forse di iniziare a respirare un po' di calcio serio, e ti ripeto, ti ho voluto fortemente qui a mio fianco perché te lo meriti, perché sei un capoccione come me, però alla fine siamo leali e schietti, ognuno di noi poi segue i propri ideali. Perfetto, grazie.